Salve a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video in cui faremo un unboxing dopo tantissimo tempo che non mi arrivava uno smartphone. Quindi sono davvero emozionatissimo e lo apriamo subito. Anche perché lo so, il contenuto è uno smartphone che avrei voluto provare sin dal giorno che è stato rilasciato, ma purtroppo non ho mai avuto le possibilità. Qui ci sono tutte le varie carte. Ed eccola qui, la confezione, che devo dire la verità è anche molto grande, non me l'aspettavo fosse così grande la confezione. Ed è il Mate 20 Pro, quindi il primo smartphone di Huawei con processore Kirin 980, il più performante che ad oggi è presente anche su Huawei P30. E ovviamente tripla fotocamera, un gran bel top di gamma. È inutile dirvi che non è nuovo, ma già è stato utilizzato da qualcun altro. E adesso apriamo subito la confezione. Eccolo qui, in tutto il suo splendore. Bellissimo, bellissima la colorazione. E adesso momento pellicola. Bellissimo. Proviamo anche ad accenderlo per vedere se c'è un po' di batteria. Huawei. Devo dire che mi ha notato la colorazione forse più bella. Bellissimo anche questo pulsante di accensione in colorazione rosso. Non so se riuscite a vederlo bene dalla fotocamera. Bellissimo, in mano sta davvero molto molto bene. Si è acceso, ma adesso vediamo anche il resto della confezione. Ovviamente qui c'era una spilletta per togliere il carrellino per la SIM, ma non capisco se è rotta. Ah no, forse è semplicemente caduta all'interno. Sì, la spilletta è qui. Bellissima anche la piccola cover in plastica, sì, forse un po' scivoloso, anche se a dirvi la verità no, non sembra molto scivoloso, però vabbè, c'è una pellicola. Caricatore fast charging di Huawei, il super charge viene chiamato, dovrebbe caricare il telefono in un'ora e mezza credo, ma comunque lo proverò. Ovviamente c'è il caricatore a muro. Le cuffie Huawei non sono in-ear, sono simili a quella di Apple, sono ottime. E ovviamente non c'è il jack per le cuffie, quindi le cuffie sono hanno l'attacco USB Type-C. In confezione, eccolo qui, anche l'adattatore. Sembra non esserci più niente, quindi adesso lo configuro, ci gioco e ne farò anche la recensione. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale per non perdervi la recensione e magari anche una giornata esperienziale con questo smartphone, e ci vediamo al prossimo video.